E ora ci concentriamo un attimo sull'ultima coppia che si è scelta, ossia quella formata da Martina Grado e da Giacomo Cerni. Oggettivamente ci si domandava come stessero andando le cose nella coppia. Anzi, all'inizio la stessa non venne accolta benissimo dai fans di Uomini e Donne, che insomma avrebbero preferito di più di vedere il tronista ligure con Carolina Ronca. Poi invece durante l'estate abbiamo visto momenti veramente molto carini nella coppia formata da Giacomo Cerni e da Martina Grado. Vacanze belle e alternative in Sardegna, con un camper a girare video con i loro fans e condivisi su Instagram. Sono sincera, non sono una fan della coppia, ma mi sono piaciuti molto. Già lo stesso Giacomo Cerni in una recente intervista aveva inoltre dichiarato che insomma, le cose fra lui e Martina Grado andavano talmente bene che aveva l'intenzione di rinunciare all'offerta di lavoro di Maria De Filippi, di diventare un videomaker. Il tutto per andare a convivere a Milano con la sua Martina. Diciamo che a questo giro è arrivata la conferma ufficiale da parte della ex corteggiatrice. Dichiara Martina Grado l'intenzione di andare a convivere con il suo amato tronista Giacomo Cerni di Uomini e Donne. Se andremo a convivere? Vero. Dettagli su dove, quando, come, da definire. Ma io con lui lontano non sto bene. Zero forzature. Lasciamo che il tempo ci aiuti a sistemarci nel modo più adeguato ed intelligente possibile. Ma poi sempre la stessa corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia sfuggire che abbiamo però la certezza di voler stare insieme. Il resto passa in secondo piano. Va bene tutto purché vicini. Insomma, è la dimostrazione che poi, tante volte quelle che ci sembra di vedere a noi tramite le telecamere non è la realtà dei fatti. E quello che è veramente importante è quello che scatta fuori le telecamere. E fra di loro è sicuramente scattato qualcosa di importante e bellissimo.